proprio non so manco come commentare sta cosa. Guardate, guardate, perché è veramente qualcosa di allucinante. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Io sono Panino alla Spina e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qua con la terza puntata della serie che sto facendo adesso qua sul canale di In Segreto. Non sapete voi che cosa ho trovato? Veramente certi messaggi, veramente allucinanti e incredibili. Dunque, cosa ho fatto? Li ho salvati per farveli vedere qua in questo video. Mi raccomando ragazzi, se vi piace questo video e se volete anche supportarmi sia con la serie che con il canale, vi invito veramente a lasciare un bel like, di condividere questo video e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Altrimenti, se l'avete già fatto, dai, vi ringrazio veramente tanto, siete dei grandi. Direi di cominciare subito. Bene, bene, non sapete voi che cosa ho trovato, no? Praticamente gli ho scritto così, banana, come termine di ricerca, e guardate che cosa è uscito fuori, no? Veramente, guardate, guardate, perché è veramente qualcosa di allucinante. Donna di 14 anni dice: sto qui che mi viene dietro, mi ha vista che mangiavo una banana e ci è rimasto male. Qua iniziano già i doppi sensi. Donna di 16 anni dice: l'altro giorno, come merenda per l'intervallo scuola, mi portai una banana. Appena iniziai a mangiarla, tutti a fissarmi male. Ma vi rendete conto che non si può più mangiare una banana che subito pensano male? No, da notare che poi questi tipi di messaggi, sempre donna di... sempre genere femminile, no? Quando una donna mangia la banana, scattano sempre i doppi sensi, sempre. Ah, questo qua invece è uomo di 14 anni, dice: my banana is very grossa. Ah, te lo dici tu? Ah, io non posso giudicare e non ci tengo nemmeno a guardare per giudicare. Donna di 18 anni dice: il disagio che si prova a mangiare una banana a scuola per l'intervallo. Ma pure loro, no? Queste donne di quanti anni non so, se si sentono imbarazzate quando si portano la banana all'intervallo, che cosa se la portano a fare? Ma portatemi qualcos'altro se piuttosto sta cosa vi crea imbarazzo, non so. Ma se la banana vi crea questa sensazione, lasciate perdere, lasciatele perdere. Donna di 16 anni dice: una volta ero a casa di una mia amica, stavamo mangiando le banane per merenda, abbiamo iniziato a ficcarcele nel lavandino. Che cavolo? Fino a quando non le è rimasta la banana dentro. Siamo dovute andare al pronto soccorso e adesso sua madre mi odia. Ma che proprio non so manco come commentare sta cosa. Cioè, giocare così a infilarsi la banana lì dentro. Certo, poi dicono che siamo noi uomini, no? Quelli che subito vanno a pensare. Poi dicono che siamo noi uomini. Uomo di 23 anni dice: io e la mia ragazza stavamo a letto a leggere quando lei mi ha chiesto di dargli la banana. E io, pensando di essere gentile, gliene andai a prenderne una in cucina. Solo dopo ho scoperto cosa intendeva. Per una volta che un uomo non ha subito pensato al doppio senso quando la donna ha chiesto la banana. No, ma per una volta che quell'uomo non ha pensato al doppio senso, la donna subito in realtà intendeva quell'altra banana. No, ma certo che certi messaggi purtroppo non li ho potuti mettere perché erano veramente qualcosa di oltre l'allucinante, proprio qualcosa di... manco esiste la parola per dirlo. Donna di 16 anni dice: che brutto quando la gente ti prende in giro perché mangi una banana. Mamma mia, dimostrate solo di essere dei bimbi minchia. Non c'è neanche più la libertà di mangiarsi una banana. Non so io. Oh, questo qua è un vero sfogo di una donna che dice: porca miseria, io voglio mangiarmi una banana. Sono una persona come tutti gli altri, voglio mangiarmi la banana perché gli piace la banana, eh. E che cavolo, sempre tutti che pensano così. Oh, questo ultimo messaggio. Leggete qua, anzi, ascoltate bene che cosa dice questo qua. Ultimo messaggio perché sembra qualcosa di veramente semplice, tipo una roba così, no? Una roba banale. Sì, banane, banale. Vabbè, questa posso pure chiudere e andarmene via. No, ma veramente, sentite qua. Donna di 14 anni dice: sto giocando con la buccia di banana da ormai 15 minuti. Cioè, qui proprio se ci uno mettesse il doppio senso, veramente qualcosa. No, io che posso farci? Io mangio qua la caramella dopo sta roba. Mamma mia, mamma mia. Niente ragazzi, i messaggi finiscono qua per questo episodio. Mi raccomando, se l'episodio vi è piaciuto, lasciate sempre un bel like, condividetelo. Mi raccomando ragazzi, che io ci tengo veramente a questa serie. Spero che vada bene, no? E niente, ci vediamo poi o in un prossimo video o in una prossima live. E come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. Ciao a tutti!
Non vado a mangiare banane adesso, non vado a mangiare banane. Iscriviti a Panino alla Spina.